Quando si è molto tentati, teniamo duro e prima o poi si rivelerà l'altra faccia della tentazione, l'illusione che essa arreca in sé. Sul momento appare difficile resistere a certe tentazioni. Perché resistere ad esse, ci si domanda. Ma con l'aiuto dello Spirito Santo si può già intravedere la sottile ombra dell'illusione che si adagia sulle nostre debolezze e sulle nostre fragilità. Ricordiamoci che la tentazione non dura a tempo indeterminato. Essa può dileguarsi a volte anche subito. Dipende molto da noi e dalle abitudini. È meglio stare un giorno negli atri della casa del Signore che mille altrove, dice il Salmo. L'autoconsapevolezza aiuta anche a proiettare in avanti le conseguenze di una trasgressione. Essa ci suggerisce già in anticipo il disagio conseguente. Vale davvero la pena perdere la grazia divina per soddisfare una nostra cattiva intenzione? Stiamo sempre attenti, dunque. Il Signore può arrivare sempre da un momento all'altro. È meglio stare sempre con Lui, anche se spesso proviamo aridità. Egli lo sa e prima o poi interviene per consolarci.